Parata di campioni nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze per la sesta edizione della Hall of Fame del calcio italiano. 9 nuove stelle hanno fatto il loro ingresso nel Gotha del nostro calcio e con loro Diego Armando Maradona, che ha ritirato il premio per la categoria giocatore straniero relativo all'edizione 2014. Qui mi sento a casa, ha detto il Pibe d'Oro, che ha consegnato al Museo del Calcio di Coverciano la maglia della selezione argentina con il suo mitico numero 10. Nella categoria giocatore italiano il premio è andato a Beppe Bergomi, campione del mondo e stella dell'Inter, quarto difensore ad essere premiato in questa categoria dopo Maldini, Baresi e Cannavaro. Paolo Rossi ha ricevuto il riconoscimento per la categoria veterano italiano. Andrebbe premiata tutta la squadra dell'82, ha commentato, a conferma dell'unicità del gruppo di Enzo Bearzot. Simbolo indimenticato del secondo scudetto della Roma, Paolo Roberto Falcao è il secondo brasiliano ad entrare nella Hall of Fame un anno dopo Ronaldo. Da lui un ringraziamento speciale a Nils Lidholm, per me la persona più importante, ha detto Falcao. E proprio il figlio di Lidholm ha ritirato il premio alla memoria dedicato al padre. Riconoscimenti alla memoria ritirati anche da Paolo Maldini per Papà Cesare, tre volte campione d'Europa alla guida dell'Under 21, e da Giorgio Campanati per suo padre Giulio, per 18 anni presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Dopo Carolina Morace e Patrizia Panico, è stato il turno di Melania Gabbiadini fare ingresso nella Hall of Fame in rappresentanza del calcio femminile. Grande protagonista della cerimonia è stato Claudio Ranieri, che pochi giorni dopo il premio FIFA quale miglior allenatore del 2016 si prende anche un posto nella Hall of Fame grazie ai suoi 30 anni di carriera e soprattutto grazie alla straordinaria favola vissuta con il Leicester. Prima della cerimonia, proprio Ranieri insieme a Bergomi e alla Gabbiadini hanno incontrato un centinaio di ragazzi delle scuole fiorentine nella sala d'arme e hanno risposto alle domande curiose che gli studenti hanno rivolto loro.